Conoscevi questo glitch per finire Pokémon giallo in circa 30-40 minuti dall'inizio alla fine? Beh, te lo mostro io. Ovviamente, una volta scelto il tuo starter, Pikachu, dovrai affrontare il rivale all'interno del laboratorio, ed una volta sconfitto potrai dirigerti direttamente all'ultimo pigliamosche del Bosco Smeraldo. Una volta entrato a Plumbeopoli, dovrai affrontare il primo allenatore della palestra di Brock, utilizzando 6 volte Growl da Pikachu a Diglett, ma perdendo quella lotta. Una volta fatto questo, dovrai leggere le scritte fuori dal centro Pokémon e rientrare al Bosco Smeraldo per triggerare una lotta con un Gengar di livello 1. Una volta catturato, andrai a fare una sola lotta, ma dando così poca esperienza a Gengar che andrà direttamente a livello 100. A questo punto potrai sconfiggere direttamente Brock e Misty, ed una volta depositato lo stesso Gengar, avendo perso Pikachu però a Celestopoli, potrai rientrare al Bosco Smeraldo grazie ad un errore di gioco, triggerando una lotta con Missigno. Da qua dovrai rientrare verso Plumbeopoli, ma prima di andare a Plumbeopoli attiverai il menu per buttare una serie di strumenti e vincere così la sfida.